operazione difficile, come è stato possibile ottenere questi risultati? È stato possibile grazie alla collaborazione con la polizia tedesca e in parte anche con la polizia serba e al fatto che il nostro personale comunque particolarmente versato per pregresse esperienze nelle intercettazioni anche di tipo telematico. Noi abbiamo fatto diverse riunioni con le polizie appunto tedesche e in parte serba, siamo andati nei posti dove principali di questa rotta balcanica e poi siamo riusciti a intercettare anche i pagamenti, i flussi di denaro. Anche nelle perquisizioni di stamattina abbiamo sequestrato materiale del genere, quindi importanti riscontri probatori per il dottor Gubinelli della DDA, che è il titolare dell'indagine e che poi consentiranno appunto di blindare ulteriormente l'indagine. Da quanto tempo voi stavate seguendo queste persone? Dallo scorso mese di aprile ci fu un sequestro di persona a scopo di estorsione perché due pakistani furono sequestrati e tenuti reclusi a Belgrado in uno scantinato perché avrebbero dovuto pagare tranche ulteriori. I loro familiari, i loro congiunti pagarono e alcune di queste tranche poi sono state monitorate in arrivo su conti correnti bancari e postali qui ad Ancona. In tutto quante persone sono coinvolte? Dell'organizzazione fanno parte, per quello che abbiamo scoperto, sei persone, di cui il capo residente qui a Macerata che abbiamo arrestato stamattina e un altro, diciamo, suo sodale in Germania arrestato dalla polizia tedesca, più altri quattro soggetti con ruoli, diciamo, inferiori nell'organizzazione, soprattutto di organizzare i viaggi e fare materialmente anche il passeggio. In particolare, scusami, come avveniva questa tratta? Dunque, loro entravano dalla frontiera solitamente turca, già dal Pakistan ovviamente prendevano accordi con l'associazione e poi in base al tragitto che volevano fare pagavano insomma le quote. La tratta avveniva, quindi il trasporto avveniva soprattutto su autovetture dove questi venivano nascosti, qualche volta anche per brevi tragitti in treno e poi la maggior parte andava attraverso, diciamo, la Macedonia, la Serbia e poi più su l'Austria e l'Ungheria, arrivava in Germania dove richiedevano asilo. Qualcuno aveva anche chiesto, e l'abbiamo appurato poi nel corso dell'attività tecnica, anche di andare in Francia, quindi in questo caso è passato dal territorio italiano. Si può ritenere conclusa l'operazione o prevedete altri sviluppi? Ma al momento per noi è conclusa, salvo ulteriori sviluppi di secondaria importanza che comunque sono ulteriormente comprovati dal fatto che stamattina abbiamo fatto dei sequestri importanti, quindi PC, tablet che analizzeremo e soprattutto di riscontri cartacei di tipo documentale, di tipo bancario. Quindi dunque l'indagine continua? Sì, diciamo l'organizzazione è stata sicuramente sgominata, ora dobbiamo acquisire ulteriori riscontri probatori per blindare ulteriormente, diciamo, l'indagine stessa. Mi puoi ripetere come avveniva la tratta? Perché non ci sei.